Incontro che era già difficile, quello con la BB14 Comarch, diventa difficilissimo ovviamente alla luce dell'infermeria abbastanza affollata in Casa Biancorossa. Sì, purtroppo dobbiamo fare i conti con questa sciagura che ci è capitata. Due infortuni gravi su due giocatori importanti come cardellini del Sorbo. I tempi di recupero saranno, non sappiamo ancora di precisione quanto saranno, ma saranno sicuramente lunghi. Ed è un peccato perché in questo momento in cui veramente eravamo in un momento di grande forma, un momento di grande sicurezza, di grande crescita, perdere due giocatori importanti per le ultime sei giornate di campionato è veramente una cosa che così ci fa un po' arrabbiare e ci demoralizza un po'. Però al di là del valore dei due giocatori che occupano una postazione cruciale nel quintetto, due dei tiratori che hanno reso pericolosa l'Eurogasmet in questo campionato. Sì, due giocatori importanti dal punto di vista offensivo, due giocatori importanti nel nostro sistema difensivo, due giocatori con punti nelle mani e quindi due pedine per noi fondamentali. Però dobbiamo continuare, dobbiamo andare avanti. Chi è rimasto, i superstiti, come io li ho chiamati io in questi ultimi 10 giorni, dovranno triplicare le forze, dovranno mettere in campo tutto quello che hanno e cercare di vendere cara la pelle per fare 6 buone prestazioni a partire da quella con Bergamo. Eurogasmet e Crema con Bergamo è anche un po' la sfida tra il maestro e l'allievo, tra te e Alessandro Galli. Sì, beh, ma tra due amici più che maestri e allievi non ce ne sono. Siamo due appassionati di questo sport, di questo lavoro. Tutti e due siamo riusciti con grande passione a far sì che appunto la nostra passione sia diventata anche il nostro lavoro e quindi sarà un piacere giocare contro Galli. Ci dispiace come ripeto non essere al completo e essere meno competitivi di quello che pensavamo di poter essere. Come si batte Bergamo? Ma se fossimo stati al completo l'avremmo cercata di battere col nostro sistema. Così con le mancanze che abbiamo dobbiamo inventarci qualche cosa, sia dal punto di vista difensivo, dove avremo qualche rotazione in meno, e sia in attacco, dove sicuramente avere due giocatori in meno con punti nelle mani è una cosa che ci dovrà fare così, tirar fuori qualche invenzione. Vedremo, speriamo di fare una partita tosta, una partita dura, speriamo di avere anche un buon arbitraggio, cosa che purtroppo nella partita di andata non c'è stata. La partita di andata fu condizionata da un arbitraggio insufficiente, speriamo che questa volta veramente vinca il migliore, senza chi dimostra di essere il migliore in campo davvero.